In generale siamo le Cocos. Nel personale siamo Francesca, che è ciao. Claudia, detta Claudiana. Sono nel basso. Infatti come tutti i bassisti è quella strana del gruppo. E Desiree, che suona le tastiere. E io invece suono la chitarra e canto. Quei testi imbarazzanti che avete sentito oggi. Claudia Amori ci ha ispirato molto nella scrittura dei testi. Prima fonte di ispirazione. Insieme alla Carrà, esatto. Brava. La Carrà ci ispira anche agli ombelichi esposti. Esatto. Vabbè, come look, come potete vedere, alla Bertè. Esatto. E come musica, principalmente alla parte anni 80 melodica dei Ramones, però abbiamo una grande cultura del neomelodico italiano, cioè tutto quello che viene da Napoli, tipo Teresa Alessio e cose così. Io sono Giugiu, sono chitarra e voce, Edo, organo, Marco, basso e Dandy, batteria. Ma ci siamo informati a ottobre, abbiamo registrato subito un demo con 4 pezzi promozionali e il nostro genere direi che si potrebbe tranquillamente individuare come pop psichedelico. 3 nomi fondamentali sono Kaleidoscope, i Kinks, diciamo un album degli Equal The Bunnymen, Ocean Rain. In cantiere in realtà pensavamo di registrare un singolo con B-Side e cercare di farci produrre da qualche etichetta. Giudice. Questo lo faremo, immagino, tra un mese e mezzo. E poi vedremo. Allora, la band è nata nel gennaio 2009. Io e la Gang si suonavamo già assieme. Ci siamo trovati per caso, diciamo. Come ci siamo trovati, ragazzi? Per caso. Per caso suonare in cantina. Punto di riferimento molto forte, perché alla fine, cioè, rispetto ad altri gruppi che vanno in sala prova, la cantina, come poter provare, far casino. Vabbè, sicuramente Stooges, almeno personalmente per me, e poi vabbè, prima scena punk, quindi New York Dolls, Dead Boys, insomma queste sono le band principali. Okay. Poi in realtà non è che c'è qualcosa di molto deciso, cioè quello che viene fuori viene fuori. Allora, progetti per il futuro, album sicuramente, spero a breve, e poi niente, vivere di questo, basta. Siamo i Giovia, io sono Stefano, lui è Stefano. E poi ci sono anche Saffo che suona l'organo e Paolo il basso. Lasciamo molto giovani ai tempi delle superiori, genere. Abbiamo variato, abbiamo preso tante strade musicali in questi anni. L'ultima, diciamo, l'ultima fatica, che è Our Stories, ha una piega decisamente più garage, 60. Per quanto riguarda questo disco, forse le cose più recenti, invece li facciamo molto ai 60s, ai Nuggets, a tutti i gruppi comunque. Sì, Electric Prunes, tutta la scena psichedelica di San Francisco e anche poi quella inglese. Ma non solo, comunque poi ascoltiamo molto indie anche. Ok, e progetti futuri? Registrare subito un altro disco. Stiamo lavorando ai 9 pezzi, contiamo di andare a registrare quest'estate e di far uscire il disco appena possibile a quel punto.